Salve a tutti amici, buon anno agli amici del nostro canale. Eccoci qui con una nuova ricetta, con quello che mi è rimasto in casa. Faremo oggi dei cannelloni con prosciutto e provola. Avevo delle sfoglie quelle lì della Giovanni Rana, le sfoglie a velo che sono sottilissime e si possono utilizzare in molti modi. 4 etti di prosciutto cotto, 3 etti di provola, del formaggio grana, un po' di pomodoro, della besciamella fatta in casa oppure la potete fare anche voi, la potete andare a comprare, e una pirofila. Io ce l'ho in ceramica, quindi non ho utilizzato carta forno. Però chi utilizza quelle normali antiaderenti può mettere la carta forno, uno strato di pomodoro e come vedete c'è il primo cannellone. Adesso vi faccio vedere come fare. Allora ho preso la sfoglia, un po' di pomodoro così, la spalmo tutta in modo che così la sfoglia non risulti secca. Poi delle fettine di prosciutto non troppo sottili e non troppo spesse, dello giusto spessore. Il mio salumiere stavolta ha fatto troppo sottile. Mettete due o tre, come volete, di fettine di provola e arrotolate. E poi lo adagiate. Quando avete finito, andiamo avanti con il resto degli ingredienti. Fino a finire appunto tutti gli ingredienti, quando non si sa cosa fare la domenica per non fare il solito pasticcio di lasagne eccetera eccetera dopo tutte queste feste che abbiamo stramangiato, una cosa semplice, veloce e non troppo pesante. Queste lasagne qui, le sfoglie a velo della Giovanni Rana, sono anche ottime come da fare per il pasticcio. Cuociono in 15 minuti. Accendete il forno intanto a 180 gradi, 200. E così poi dopo, in 15 minuti sono pronti. Soprattutto quando non avete tempo, sono straveloci perché molto sottili, prendono il sugo e danno una resa che è una meraviglia. Poi, allora, intanto andiamo avanti a finire tutti gli ingredienti. Sopra ci mettiamo uno strato di besciamella e il formaggio. Adesso vi faccio vedere come il risultato prima di metterlo in forno. Poi, oltre al prosciutto, voi potete mettere qualsiasi tipo di salume, come il crudo, lo speck, e quindi cioè, potete fare altre cose, altri tipi di salumi. Ovvio che non metterete il salame perché insomma vi verrà troppa sete e troppo pesanti anche, però col crudo e con un buon speck di montagna si
si va da Dio. Mettiamo da parte il tagliere. Qui c'è la mia besciamella che si è un po' solidificata. La mia si è solidificata perché si è raffreddata. Ecco, spalmare così. E dopo una bella spolverata di formaggio, grana, quello che volete, parmigiano, quello che volete. 180 gradi o 200, come volete. 15 minuti e il risultato è, vi viene un pranzo buonissimo. Dopo ci vediamo per il risultato finale. A dopo, ciao! Ed eccoci di nuovo qua, amici carissimi. Questo è il risultato dopo 15 minuti di cottura. E questo è quello che viene fuori dalla nostra ricetta. Alla prossima, ciao, buona domenica!